ci siamo scatenati. C'era qui anche qui la contessa, la Marchesa, prego, che ci siamo proprio, come si dice in piemontese, disgavassate, non so se voi sapete questo termine. Molto bene, allora, torniamo a parlare del gruppo storico Nobiltà Sabauda, di cui abbiamo parlato prima, insieme al vicepresidente Pierpaolo Benzi, però c'è una chicca che ci hanno portato, perché loro all'interno del loro gruppo hanno anche un signore che lo chiamano Archimede. Dov'è Archimede? Eccolo lì, eccolo qui. Allora vada vicino, prego. Ecco, perché sai che qua purtroppo, guardi, io la prenderò anche in braccio, ma qua. Non si può. Allora, ecco, si metta vicino alla sua creazione. Me ne parli tu, Pierpaolo, o me sì, ne parla inizio, lui? Inizio io. Allora, abbiamo fatto... Aspetta che gli do il microfono anche al signore, perfetto. Così non vi potete passare il microfono e siamo a posto. Ok. Allora, abbiamo realizzato una nostra pièce teatrale che si chiama Ciascuno il suo tempo. E allora quest'anno ci è venuto in mente, dato che si parlava di questa fantomatica macchina del tempo, ci è venuto in mente di proporlo al nostro Beppe Archimede e lui l'ha proprio realizzata. L'ha realizzata questa macchina qua. Allora, come funziona, Archimede, questa macchina del tempo? Cioè, qua uno regola l'anno... Giusto? Regola il mese, giusto? E poi che succede? Approssimativo. Microfono. Approssimativo. Mi sento? Sì, sì, ci sentiamo. Ah, va bene. Sì, va bene. Sì, lei non deve fare. Allora, approssimativamente. Sul mese andiamo. Andiamo più o meno a trucche branca. Questo però, adesso Archimede ci spieghi e magari la mettiamo anche in funzione. Questo perché? Perché a voi è venuta una bellissima idea. Dato che, insomma, c'è questo momento sfortunato, un momento storico. Sapete che noi comunque siamo fortunati perché noi passeremo alla storia tutti, perché tutti parleranno di questo coronavirus, no? Come c'è stata la peste, ci parleranno anche di noi. Quindi, da un certo punto di vista, siamo anche fortunati, perché magari nel 3050 diranno quei poveri sfigati del 2020 che hanno avuto... Ma, attenzione, a voi è venuta una bella idea, perché voi avete pensato di proporre alle residenze importanti... Sì. Che cosa? Allora, è un progetto che abbiamo chiamato Viaggio nel Tempo, hashtag Viaggio nel Tempo, ed è un progetto appunto che proponiamo a tutte le residenze storiche maggiori e minori, dove creiamo dei video, quindi degli effetti multimediali che loro possono utilizzare sia direttamente in loco, che logicamente nei loro social, e quindi abbiamo il vantaggio di essere un po' onnipresenti, certo. Con la possibilità di poter lasciare un pezzo della Nobiltà Sabauda in tutte le residenze storiche, almeno questo è il nostro obiettivo. Perfetto, allora proviamo a metterla in funzione, dai, più o meno, triche branca, cioè che cosa funziona, come funziona allora, qui? Dunque... La programmazione dovrebbe essere un settaggio iniziale. Ecco, facciamo un settaggio, perché non vorrei mai che il nostro Walter D'Angelo poi, insomma, andasse troppo avanti col tempo e dobbiamo chiudere la trasmissione perché mi muore qui. Facciamo una cosa fatta bene, andiamo allora, tra un mese. Premetto che sì. Siamo ancora in fase sperimentale. Ecco, metta bene il microfono. Ecco. Siamo in fase sperimentale quindi non sappiamo ancora... Se funziona in modo perfetto. Ma sai che lei nelle fasi sperimentali sono molto pericolose queste macchine, perché poi vengono i 5 minuti. Come tutte le cose vanno un po' provate. Vanno provate, esatto. Io le potrei anche passare come cavi a Toni D'Aloia, che insomma magari lo mettete lì e magari succede qualcosa. In questo caso siamo tutti a rischio. Perché tutti a rischio. Il viaggio nel tempo vale per il gruppo che... Le persone che sono nell'ambiente. Per esempio, no? Adesso noi possiamo mettere... Allora, accendiamo, allora, va. No, posso, allora, no, prima bisogna scegliere l'anno. Prima l'anno. Prima che l'anno. Anno mettiamo? Mettiamo 2080, va? Andiamo un po' avanti, dai, mamma mia. Sembra proprio schifo sto 2020. E poi grossolanamente scegliere il... Facciamo all'interno. Luglio che fa caldo, va? Che almeno così siamo un po' a caldo, no? Ecco. Bene, allora poi... Bisogna accenderlo. Si accende sia l'anno... Che il mese. Adesso voglio vedere dove arriviamo. Ecco. A questo punto. Questo scioppa tutto. Ecco. Ancora neanche. Ecco. E a questo punto si dovrà. Microfono. Si dovrà accendere questa luce. Posso accenderlo? Non sì, si accende niente. Per adesso no. Però normalmente quando viene acceso questo, è vero che c'è fuori il fumo? Inizia tutta una serie, un ciclo di ricerca. Allora, noi la teniamo in lavorazione. Magari a fine puntata succede qualcosa.
È probabile. I miracoli succedono, guardi. Se li chiamano miracoli, è perché qualcuno li ha provati. Va bene, io ringrazierei, fare un grande applauso a questo gruppo, perché effettivamente è una bella idea questa, ovviamente, di andare avanti nel tempo e di ricreare, come dire, un momento storico o invece del futuro o invece indietro con questa macchina. Aggiungo solo che ci potete trovare sui social, quindi su Facebook Novità Sabauda, su Instagram Novità Sabauda e sul sito internet novitasabauda.net. Molto bene, allora voi rimanete sempre qua con noi, certo. E allora io adesso passo la linea a Walter D'Angelo e saluto la nobiltà Sabauda. Un inchino, ecco, facciamo un inchino, va bene.